Finalmente, dopo qualche mese di assenza, torniamo a parlare di applicazioni e servizi pazzeschi per i vostri iPhone. Quest'oggi ne scopriamo ben 5 e sono davvero incredibili. Mettetevi comodi, lanciamo la sigla ed iniziamo. I promemoria sono uno strumento fondamentale nella vita di tutti i giorni. Che sia per studio, per lavoro, oppure perché no, anche per pianificare il proprio tempo libero. In questo compito affidatevi a Minimalist, un servizio clamoroso in quanto a design e semplicità d'utilizzo. Il nome non mente. Minimalist è minimale sia nel nome che nei fatti, e lo testimonia il fatto che l'intero approccio sia basato sui gesti, senza pulsanti dedicati per ogni singola funzione. Ad esempio, per aggiungere un nuovo compito, sarà sufficiente effettuare uno swipe dall'alto verso il basso, inserendone poi un titolo a vostro piacimento. Qualora dobbiate terminare il vostro compito entro un orario oppure un giorno prestabilito, ecco che potrete affidarvi alla comodissima funzione di avviso, che vi ricorderà le varie scadenze di volta in volta. E una volta terminato il compito, semplicissimo, dovrete effettuare uno swipe da sinistra verso destra, così da contrassegnarlo come completato per passare al successivo. Tuttavia, non si tratta di semplice promemoria, anzi, c'è molto molto di più. Selezionando i singoli compiti, potrete associarne un conto alla rovescia, così da monitorare con grande attenzione il tempo rimanente. Peraltro, una menzione speciale va alla meravigliosa grafica analogica, minimale alla vista e davvero funzionale. Qualora il countdown non fosse sufficiente, potrete sempre affidarvi alla modalità Pomodoro, che vi permetterà di alternare i momenti di concentrazione ad alcuni minuti di pausa, utile per rendere l'intero processo meno stressante. Come spesso accade, troviamo anche una versione premium che dalla sua integra la sincronizzazione tra i vari dispositivi, liste multiple a seconda delle esigenze, ricche possibilità di personalizzazione e tanto altro ancora. Il costo previsto è di 2,99 € al mese, che diventano 4,99 € nel caso di fatturazione annuale. E poi anche prevista un'alternativa Lifetime, ad un costo di 6,99 €, da intendersi come una tantum una volta per tutte. Per quanto incredibili e spesso utilissimi, i social possono creare assuefazione, facendoci perdere molto più tempo del dovuto. Fortunatamente, però, esiste una soluzione. Si chiama OneSec. E non vedo l'ora di raccontarvi questa meravigliosa applicazione. Prima, però, capiamo come configurarla. Una volta scaricata OneSec, aprite l'app Comandi Rapidi e spostatevi nel tab Automazioni. Cliccate quindi sul più in alto a destra e create una nuova automazione personale. Scorrete fino a trovare la sezione App, quindi dall'elenco scegliete l'applicazione che avete il desiderio di bloccare. Nel mio caso specifico, per questo esempio, utilizzerò Instagram, ma chiaramente, come sempre, sentitevi liberi di personalizzarlo a seconda delle vostre esigenze. Lasciate la spunta su Viene aperta e procedete su Avanti. Aggiungete quindi una nuova azione e ricercate la voce Attiva OneSec. Non vi rimane che cliccare sulla voce App e selezionare proprio l'applicazione scelta in precedenza. Nel mio caso, ancora una volta, seleziono Instagram. Procedete su Avanti ed abbiate la premura di disattivare la spunta a Chiedi prima di eseguire, oltre alla notifica in caso di esecuzione. Adesso, ogni qualvolta proverete ad aprire l'app, verrete forzati ad attendere qualche secondo, giusto al tempo di prendere un bel respiro profondo. Una volta scaduto il tempo, OneSec vi proporrà due scelte differenti. Qualora ci abbiate ripensato, potrete decidere di chiudere l'app, oppure, in caso contrario, potrete confermarne l'apertura per poi utilizzarla. E ad essere sinceri, questo approccio è davvero vincente. Nei momenti di pausa mi capitava spesso di aprire i social quasi come un meccanismo automatico, dinamica che OneSec ha ridotto drasticamente. Adesso apro i social soltanto quando ne ho una reale voglia,
ed anche l'utilizzo è diventato più consapevole. Peraltro, l'app vi mostrerà quanti tentativi di apertura siano stati prevenuti nel corso del tempo, oltre ad effettuare una stima del tempo risparmiato. Sfortunatamente, nella versione gratuita, potrete sfruttare OneSec soltanto per una singola applicazione a vostra scelta, limite che viene abbattuto effettuando l'upgrade alla versione Pro. Quest'ultima, peraltro, aggiunge altre funzioni decisamente interessanti. Ad esempio, potrete scegliere tra numerosi esercizi respiratori, bloccare siti e contenuti per adulti, ricevere notifiche mirate per chiudere le applicazioni, e ancora limitare siti web di frequente utilizzo. OneSec Pro prevede un abbonamento da costo mensile di 4,49 euro, che diventano 9,99 euro nel caso di formula annuale. Alternativamente potrete optare per la licenza Lifetime ad un costo previsto di 29,99 euro una volta per tutte. Distendere la mente e ritrovare la concentrazione sono dinamiche più complicate di quanto si possa credere, anche e soprattutto in momenti ricchi di stress. In questo vi aiuterà l'Emo FM, una delle app più incredibili e meglio realizzate che abbia provato recentemente. Credo non esista modo migliore di iniziare se non partendo dalla sua UI, risultato di un lavoro consapevole e funzionale. La grafica è quanto di più minimale ci si possa aspettare, e la vostra unica interazione si limiterà alla scelta del suono di sottofondo. Gli effetti sonori tra cui scegliere sono 5, e spaziano dalla pioggia alla foresta, dal suono del fuoco fino a quello dell'aereo. Qualora poi vogliate conciliare il vostro sonno, potrete dare un'opportunità all'effetto notte, così che possiate rilassarvi per fare i migliori sogni di sempre. Peraltro, ogni qualvolta che andrete a selezionare un effetto, verrà restituito un feedback aptico ben deciso, quasi a simulare il click fisico del pulsante. Questi sono i dettagli che fanno la differenza. Davvero bellissimo. Seppur forse scontato, la qualità di questi suoni è di assoluto riferimento e diventeranno parte integrante della vostra quotidianità, anche e soprattutto in quei contesti dove serva grande concentrazione. E per concludere, avrete modo di inserire un timer fino ad un massimo di 60 minuti, lasso di tempo oltre al quale l'effetto verrà interrotto in modo automatico. La versione premium sblocca gli effetti sonori dell'aereo e della modalità notte, oltre a garantirvi l'accesso a tutte le nuove funzionalità in arrivo con i prossimi update. Il costo previsto è di 99 centesimi al mese o di 4,99 euro l'anno, mentre la licenza Lifetime varia tra i 5 e i 15,99 euro, a seconda della vostra scelta. La musica non è solo divertimento, anzi è anche e soprattutto condivisione, in particolar modo con le persone a noi più care. In questo Kaset ha dato una svolta, ed ora vi racconto come. Partiamo dalle basi. La condizione sine qua non è che utilizziate Apple Music, unico servizio compatibile con quest'app. Kaset vi permetterà di creare playlist condivise con altri utenti, che siano amici, familiari o chiunque altro voi vogliate. Così facendo, tutti potranno contribuire attivamente, rendendo l'esperienza molto più divertente ed inclusiva. Ovviamente avrete modo di aggiungere nuovi brani in qualunque momento, attingendo ancora una volta dall'intero catalogo di Apple Music. Potrete quindi consultare tutte le playlist già create, le classifiche attuali, nonché le ultime uscite. Tutti i suggerimenti vengono proposti in relazione alla cronologia di ascolto, in modo da avvicinarsi quanto più possibile ai propri gusti. Qualora invece vogliate inserire proprio una canzone nello specifico, sarà sufficiente cercarne il titolo nella barra di ricerca superiore ed il gioco sarà fatto. In perfetto spirito social potrete anche contrassegnare i vostri brani preferiti con il cuore, oltre a poter visualizzare le reazioni di tutte le altre persone inserite in playlist. Per il resto, le logiche di funzionamento sono le medesime a cui siamo da sempre abituati. Potrete riprodurre brani a vostro piacimento, spostarvi avanti o indietro, o ancora utilizzare la funzione shuffle qualora siate indecisi. Chiunque voglia sfruttarne il massimo potenziale
può optare per la versione premium, che permette la sincronizzazione in tempo reale delle playlist tra Kazeet ed Apple Music. Ancora troverete un bellissimo editor per personalizzare le copertine delle vostre playlist, modificandone le immagini, i font e tanto altro. Il costo previsto è di 2,99€ al mese, oppure di 21,49€ nel caso di abbonamento annuale, mentre non è prevista una licenza lifetime. Siete alla ricerca di un gigantesco contenitore dove poter inserire file, immagini, documenti, note e tanto altro in un unico posto? La risposta alla vostra domanda si chiama Anybox ed ora ve la racconto nei dettagli. Il primo utilizzo, forse quello più scontato, riguarda l'inserimento di documenti che potrete aggiungere direttamente dall'app File. Così potrete catalogare tutti i documenti di lavoro, di studio o tanto altro all'interno di una lista chiara ed ordinata. Ancora potrete sfruttare questi spazi per scrivere delle note personali, utili per appuntarsi delle informazioni importanti o, perché no, per buttare giù tutti i pensieri del momento. Tra le tante funzioni troverete anche l'aggiunta delle immagini dall'app Foto, che non solo potrete visualizzare, ma anche copiare rapidamente, così da inviarla ai vostri contatti ovunque vogliate. Per ultimo, ma non per questo meno importante, potrete anche aggiungere dei collegamenti diretti ai siti web. E farlo è semplicissimo. All'interno del vostro browser selezionate il menu di condivisione. Quindi scegliete la voce Save to Anybox. Qui potrete contrassegnare il link come preferito, oltre ad effettuare il download dell'articolo. E come ulteriore aggiunta avrete anche modo di inserire un breve commento. Adesso, tornando su Anybox, noterete come il sito web sia stato aggiunto alla lista e basterà un semplice click per consultarlo facilmente in un secondo momento. Una sorta di elenco lettura agli steroidi. Davvero comodissimo. Tutto meraviglioso, siamo d'accordo. Ma non è ancora finita qui. Anybox vi permetterà di filtrare i documenti a seconda di numerosi parametri, quali la data di apertura o di aggiunta, le dimensioni del file, il tipo di file e tanto altro ancora. Uno strumento essenziale per trovare quanto desiderato senza perdere troppo tempo. C'è poi grande attenzione anche alla sicurezza. Potrete infatti attivare il blocco tramite Face ID, così da mantenere in cassaforte tutti i vostri dati più preziosi. Seppur la versione gratuita sia già più che completa, potrete sbloccarne il massimo potenziale con Anybox Premium, che vi garantirà il supporto universale tra dispositivi Apple ed un numero illimitato di documenti. Il costo è di 1,99€ al mese, oppure di 14,99€ l'anno, e non manca nemmeno la licenza lifetime per 47,99€, da intendersi come una tantum una volta per tutte. Ma amiche ed amici miei, anche questo video è giunto al termine. Io mi auguro di cuore che le applicazioni siano state di vostro gradimento, perché io personalmente ne sono felicissimo. Trovo che siano molto utili e che siano davvero ben spendibili nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni. D'altro canto, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e soprattutto, ancora più importante, di condividere questo video con chiunque voi vogliate, amici, parenti, zii, nonni, chiunque, ok? Condividete, l'importante è questo. Noi come sempre ci diamo appuntamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!